Allora Marco, io non so da che cosa cominciare, decidi tu. Sicuramente per me in questo momento uno dei temi veramente a cui tengo di più è la crisi in Ucraina, perché sta morendo della gente innocente, e la crisi in Palestina, perché anche lì sta morendo della gente innocente. Quindi se sei d'accordo partirei con un'analisi di carattere internazionale di quali sono le vere motivazioni, non l'aereo caduto in Ucraina sul quale ci concentreremo stasera. Ecco, se tu stasera non dormi, stanotte per te, faremo una puntata con Rosario Marcianò ed Erika Perucchietti, dove parleremo di tante cose e anche dell'aereo caduto in Ucraina, che secondo Rosario Marcianò ci sono tante cose strane su questa cosa qua. Quindi, a parte l'aereo, quali sono, secondo la tua analisi, i veri motivi per cui c'è questa crisi in Ucraina e per cui c'è questa crisi in Medio Oriente? A te, Marco. Allora, perfetto. Come abbiamo visto negli ultimi anni, anzi di più di tutti gli anni, ogni volta che una nazione, un presidente o un primo ministro cerca di uscire o dal dollaro o dalla NATO, comunque dall'area di influsso delle valute sotto il controllo della Federal Reserve, il giorno dopo iniziano a dire che quel presidente si mangia i bambini a colazione, eccetera. Quindi, faccio un esempio. Allora, Assad firma il Memorandum of Understanding con Iran e Iraq per portare il gas in Europa. Il giorno dopo i telegiornali: Assad si mangia i bambini a colazione. Poi tutto, sai, abbiamo trovato anche ossa, sai, di bambino vicino al cappuccino e tutto, eccetera. Poi Gheddafi decide di lanciare il gold standard africano con banche africane indipendenti, dinaro africano, tutto indipendente africano. Il giorno dopo Gheddafi stacca personalmente, abbiamo le impronte digitali, la presa della corrente alle incubatrici e tutto. Quindi quel papa che è durato un mese praticamente. Ecco. Lo so benissimo. E allora cosa possiamo dire? Dico io. Ecco. Ecco, ti rispondo subito. Questa gente non si deve aggiornare, perché non so come dire, faccio un esempio. Putin fino a 2-3 anni fa avevano un modo per ricattarlo e quindi non poteva fare proprio 100% di testa sua. 2-3 anni fa si è riuscito a liberare di questo ricatto e stiamo vedendo i risultati. Nel Papa, esattamente anche Ratzinger, la stessa cosa, avevano un modo, non so come dire, per ricattarlo, e ovviamente non chiedetemi quale, e adesso si è liberato da questo ricatto, da questi che stanno dietro, e quindi può agire liberamente. Ma vi posso dire che se il Papa sta adesso come Papa è perché adesso all'interno del Vaticano la corrente buona è molto più forte di quella cattiva, ed è quella buona che ha messo lui come Papa, e che non dubito che fino a pochi anni fa era ricattato, ed è meglio che non vi dico il tipo di ricatti, che è roba da fantascienza veramente, ma e quindi era costretto a farle, se no facevano fuori lui. Adesso che può agire liberamente stiamo vedendo i risultati. E riguardo la mafia e la cosa, guarda, vorrei dire io una cosa dei rapporti tra mafia e Vaticano, ma guarda, è troppo grossa, se vuoi non la dico, ma se no, vuoi no, la dico. No, ti prego di dirla. D'altronde Vincenzo Calcara ha dichiarato in una intervista che io ho mandato in onda che lui personalmente ha portato 3 kg di cocaina a un cardinale per fare le orge e i riti satanici in cui venivano ammazzate delle ragazze. Per esempio, Vincenzo Calcara non ha fatto il nome, ma io immagino che Emanuela Orlandi, poverina, tanti anni fa, fece una fine del genere. Probabilmente finì all'interno di un'orgia, di un rito satanico, a base di cocaina e di sangue di ragazze. Ecco, quindi, se era questo che volevi dire, ti ho tolto l'imbarazzo, l'ho detto io. No, è molto più grosso, molto più Vai, grosso. Vai, spara, anzi, spara. Riguardo questo, riguardo a ciò che hai detto tu, è vero, ma ti dico una cosa, praticamente, lo so che sembra difficile da credere, ma quasi tutti, per esempio, le persone al comando in Occidente, quindi tutti, Blair, Bush, sia a livello politico, bancario, militare, quindi Barroso, Van Rompuy, sì, anche io li impiccherei in piazza per ciò che hanno fatto, ma vi dico una cosa, che ho scritto un articolo, praticamente il 99% di questi, già quando sono bambini, gli fanno delle violenze apposta, sai, tipo pedofilia, in modo che lì poi a 16, per dire 18 anni, gli fanno fare delle cose a loro personalmente e fanno i video e i documenti, e così questi qua li hanno ricattati a vita. Ciao, questo video è in versione ridotta. Per la versione integrale ti invito a cliccare sul link che trovi nella descrizione qui sotto o sulla videoteca di salvo5.0.tv. Grazie.